Ciao ragazzi, una breve video recensione per parlarvi di questo Jumpstarter, quindi avviatore d'emergenza da auto della sua Oki. Allora, questa è la confezione con cui vi arriva, quindi classico scatolino, diciamo a pacchetto regalo, in color cartoncino, con l'adesivo con le caratteristiche di questo power bank. Allora, la capacità è da 8000 mAh, il che vi consente, poiché è anche un power bank da cellulare, di caricare diverse volte anche il vostro smartphone eventualmente. Permette quindi ovviamente l'uscita a 12 volt per i veicoli oppure l'output a 5 volt a 2,1 A per caricare i cellulari. Ha infatti una porta USB standard per poter caricare e si ricarica con un ingresso a 5 volt 2 A con una batteria cioè con l'ingresso classico mini USB, micro USB, quindi il classico connettore da cellulare. Non è in dotazione il caricatore da muro, ma potete usare benissimo quello del vostro smartphone, tablet, eccetera. Per quanto riguarda le caratteristiche d'avviatore da auto, ha una potenza di start, cioè quindi di avviamento, da 150 A, mentre quella di picco, quindi lo spunto iniziale, è da ben 300 A, quindi ipoteticamente è possibile avviare anche veicoli di grossa cilindrata. Il ciclo di vita è di 1000 ricariche, quindi può essere caricato 1000 volte, vuol dire insomma anni e anni di cariche probabilmente, ed è perfetto perché permette di operare da meno 20 a 60 gradi, quindi è ottimo anche in condizioni di caldo estremo o di freddo estremo, quindi ottimo per esempio in montagna. Allora andiamo a vedere come cosa è contenuto nella confezione, mentre nella seconda parte del video lo metterò direttamente in uso per provare ad avviare la mia auto, per provarlo insomma dal vivo. Allora, questo è il power bank. Allora, andiamolo ad estrarre dagli imballi. Io ovviamente l'ho rincartato solo per farvi vedere com'è fatto. Eccolo qui. Allora, è realizzato in plastica lucida. Inizialmente ovviamente ci sono le protezioni che io ho già rimosso ed è molto ben realizzato perché vedete è abbastanza compatto tutto sommato. Vi faccio vedere rispetto al mio telefono la sua dimensione. Questo è il mio smartphone, un LG G3, quindi è uno smartphone piuttosto grande, ma come potete vedere il power bank ha dimensioni simili, quindi fondamentalmente la stessa larghezza, un po' meno alto e un po' più spesso. Per quanto riguarda quindi l'estetica, diciamo secondo me è promossa, eccolo qui su Oki K12. Questa è la porta di ricarica, la micro USB che vi dicevo. Davanti a un tasto che premendolo vi indica quanta carica residua hanno le celle di ricarica interna. E sulla parte anteriore abbiamo un LED che funziona da torcetta, la porta USB per caricare il telefono. E abbiamo poi il connettore standard per poter caricare, per poter avviare appunto l'auto con i cavetti in dotazione. Andiamo a vedere il resto della confezione. Ci sono ovviamente, eccoli qui, tutti i vari manualetti con i certificati di garanzia, eccetera. Ed è spiegato, diciamo, in multilingua, anche in italiano, come si utilizza questo dispositivo. Quindi è comodo avere anche la mini guida, compreso l'italiano, per poter capire come funziona. Il resto della confezione contiene altri piccoli accessori. Quindi abbiamo una sacchetta in tessuto di velluto, quindi leggermente peloso, diciamo, per poter contenere il power bank e soprattutto gli accessori. I due morsetti a coccodrillo, eccoli qua, con i giunti iniziali, vedete, in rame, che quindi garantiscono ottima conducibilità, e dotati anche di fusibile di protezione sul polo positivo, quindi questo scatolino è il fusibile, e il connettore che vi dicevo per poter collegare questi coccodrilli direttamente al power bank. C'è inoltre in dotazione un cavo di ricarica USB, micro USB, che può essere utilizzato sia per caricare il power bank con un caricatore da muro, ma anche collegandolo alla porta USB e al vostro telefono, sull'altro estremo il telefono, per poter caricare appunto il vostro smartphone in caso di emergenza. Per poter accendere la torcetta basta mantenere premuto per 2 secondi il tasto di accensione. Vedete, si accende una bella LEDino abbastanza potente che vi aiuterà per esempio nelle fasi iniziali per poter guardare nel cofano, soprattutto di notte, eccetera. Quindi, insomma, una funzione piuttosto utile, considerando che appunto è soprattutto un jump starter per auto, quindi un elemento che vi consente di far partire l'auto in panne nel caso in cui la batteria sia scarica o addirittura interrotta. Quindi, un oggetto molto utile da tenere sempre in auto per le emergenze, secondo me, soprattutto per chi viaggia molto e fuori casa, eccetera. Bene, adesso vi ho parlato di come è fatto e come funziona. Lo metteremo sul campo sulla mia auto per provarla ad avviare direttamente con questi cavetti, scollegando completamente la batteria originale dell'auto, quindi simulando un'auto non dotata di batteria perché è completamente scarica. Vedremo i risultati se riuscirà a avviare la mia auto. Bene, eccoci giunti alla prova sul campo di questo avviatore della sua Oki, ripeto, modello K12. Allora,
Questo è il cofano della mia auto. Ho già preparato la chiave per andare a svitare completamente il polo negativo della batteria, per simulare che appunto la batteria della mia auto fosse completamente scarica. Quindi vado a svitarlo. Ecco qui, era bello duro. E vado a togliere il polo negativo per far finta che appunto la mia batteria sia interrotta. Quindi scollegandolo, adesso la mia auto è completamente spenta. E praticamente è come se la batteria fosse stata, diciamo, completamente scarica o addirittura interrotta. Allora, vado a collegare la morsettiera. Ovviamente il cavo rosso e il cavo nero indicano il polo positivo e il polo negativo. Il polo più rosso va collegato appunto sul connettore rosso, eccolo fatto. Mentre per quanto riguarda la morsettiera nera, l'andrò a collegare direttamente sul cavetto della mia auto per andare appunto a ripristinare la connessione che mi serve per andarla ad alimentare. Vado quindi a collegare lo spinotto direttamente qui sull'apposito connettore blu e ovviamente vedete è sagomato in modo da non poter sbagliare la connessione, quindi vado ad inserirlo a fondo. Ecco qua, deposito la batteria qui in posizione e a questo punto siamo pronti per andare ad avviare la mia automobile. Vado quindi nella posizione di guida, eccoci qui. Allora, e come potete vedere il quadro è già con un LED acceso, quindi nonostante la batteria sia scollegata, l'automobile riesce ad accendere il quadro. Quindi vedete, funziona assolutamente la connessione con il caricatore della sua Oki e vado a provare ad avviarla. Vedete, l'auto nonostante sia completamente senza batteria si è avviata senza problemi, ovviamente facendo un po' più di sforzo rispetto alla batteria normale, ma si è avviata. Ripeto l'operazione, quindi vado ad estrarre la chiave, la inserisco, accendo il quadro, vedete si accende normalmente come se ci fosse la batteria originale e a questo punto vado ad avviare. Vedete l'auto si è accesa, adesso andiamo a vedere sul cofano, vedete il caricatore in posizione e il motore acceso, vedete le cinghie che girano. Quindi insomma questo piccolo caricatore è riuscito a bypassare la batteria che vi ripeto vedete scollegata. Il polo negativo è infatti collegato direttamente qui sull'adattatore Suochi e quindi siamo riusciti ad avviare l'auto senza avere la batteria originale. Quindi insomma, buonissimo in caso di emergenza perché vi consente appunto di andare a sopperire ai problemi dovuti a una batteria scarica vecchia o danneggiata. Bene, la videoprova insomma è riuscita e spero che questo video vi sia stato utile. Come al solito, se avete dubbi o curiosità, basta che mi scriviate sotto questo video. Grazie alla prossima, un saluto da Mariano.